E buonasera! Come ti vedo triste Già è dopo. finito tutto l'entusiasmo Ma della prima anche ieri mi hai puntata. fatto accupire, mi hai detto che era il giorno più triste dell'anno, più. Per qualcuno è stato stato il il giorno giorno più più bello della più sua bello. vita. Io l'ho letto su Instagram e Esatto. qualcuno ha detto alla faccia di quelli che dicono che oggi è il giorno più brutto dell'anno, più triste dell'anno, oggi è stato il giorno più bello Di della mia vita. sicuro avranno sentito il nostro oroscopo, è chiaro, è chiaro. Esatto. Invece, veniamo subito alla ciccia, perché non ci vediamo Sentiamo. chiaro. Il giorno più brutto dell'anno, il più triste, è il Blue Tuesday per Cioè oggi. Berlusconi, perché gli è arrivata la notizia, è arrivata anche Sgarbi, Che non telefona che ha più. realizzato che è finita. Ma poi, Ieri era tutto bello, ieri, hai detto che bene, era il giorno più esatto. triste dell'anno, invece Oggi ha adesso. realizzato che Che? non se ne fa niente. Ma Piano piano gli stanno facendo capire ho che. letto che pure Dell'Utri sfruttava i permessi medici per andare a Roma a tessere la tela pro Berlusconi e No, invece. però la testa della. Però cavoli suoi, semmai. Salvini ha buttato a mare. Ma non Salvini, non c'ha proprio gli scoiattolini, non ci stanno i Allora, numeri. tutta questa operazione scoiattolo, quindi Beh, la dopo vedremo, fallita. la capiremo fra qualche giorno. Quindi ci tocca. Quindi Silvio si deve adesso trastullare Ok, con qualche altra cosa. e quindi abbiamo qualcosa per lui? No, al momento non Allora sì. siamo noi quelli che L'oggetto del trastullo. possiamo dare qualche nostro amico anche eventualmente. Beh, noi qua in Valle Pellina abbiamo estimatori forti di Silvio, Di Trump e di amici, Trump. amici anche di Trump, esatto. Anzi, chiamateci per favore, mandateci un messaggio al Certo. proposito. Quindi dopo comunque arriveremo sempre all'oroscopo, dopo quindi ce n'è per tutti, attenzione anche questa Ma non ci sera. possiamo togliere subito il dente No, è dell'oroscopo? lungo, quello va alla fine, Ah, addirittura è capito? Eh no, lungo. tutti i 12 segni, devi Ah, spiegare spiegare. e via, via La borsa che discorrendo. ha fatto oggi? La La borsa con la Z che ha fatto borsa, oggi? la borsa, la vita. No, allora, esperto di economia, sei tu che devi dare i numeri della borsa. Come sta? Dammi le azioni, Pure le azioni, non ti i passa l'indice MIBA adesso? Mediaset, dimmi, Mediaset. fammi vedere come sta Mediaset. Mediaset, vediamo come sta Mediaset. Allora, andiamo a vedere Mediaset. Nel Nel frattempo, frattempo. Ma scusa, se io ti dico che Mediaset oggi è scesa, tu che cosa. vendo. Ma cosa alludi? Capisci che quindi Berlusconi è in ribasso? È chiaro, è tutto collegato, è tutto collegato. Invece ha fatto un più 1,52% nel Vedi? Mediaset. Quindi vedi qua, E allora? vale 1,27 più Allora 1,52%. comprate, E certo, quando cresce compri e è quando chiaro. scende vendi. È proprio il classe, proprio preciso, è proprio un economista nato, il contrario di quello che si dovrebbe No, fare, Paolo. questa Quando la borsa scende si compra, quando la borsa sale si vende, si prende questo profitto. questa è Questo è l'ABC. l'ABC. Invece il parcoboy che dice che quando la borsa Sale, sale si compri, compra, compra. E quando scende stai si vende. vendi. È la grandissima, Allora Paolo. fateci sapere, amici a casa, Fateci sapere amici, se voi fateci sapere, oggi amiche a casa, con Mediaset se il avete rialzo guadagnato, se ci 1,52. avete perso, è quello che volete fare. E che cosa fareste con me con il titolo in Oh, rialzo con se più, con. cioè, devi subito vendere, c'hai su. Quando è in rialzo vendi, prendi Dipende profitto, quando hai prendi profitto. comprato. Certo, vendi allo scoperto oppure Ah, no? E poi ricompri per coprirti quando scende. Ma tu queste qua cose non ti entreranno mai in testa. No, così assumo un'espressione che non possiamo, dilla. Qual è, qual è, dire, qual è? non si La può famosa chiudere. coccia per spartire. No, la No, coccia per spartire le orecchie. magari non si può usare. Comunque, parliamo sempre di, rimaniamo sui numeri. Rimaniamo su. Allora, la Gabanelli finalmente ha acclarato, ha messo nero su bianco Ok. che i contagiati in Italia per il Covid sarebbero
tra, o sarebbero stati, o sono, tra gli 8 e i 15 milioni. Ah, sarebbero stati, pare, sembra, cioè, sembrerebbe, questo è il giornalismo italiano, pare, sembra, sembrerebbe. No, e c'è un metodo statistico, matematico, economico, bravo. Econometrico. Però non è preciso perché molti delle persone sono fatti i tamponi, sono negativi, fatti solo per poter andare a lavorare, a ballare, a giocare a tombola e via discorrendo. Però i numeri ci dicono questo. Quindi ci dicono che? 8/15 milioni di contagiati. Quindi questo significa che che il virus corre tramite veloce, tramite vaccinati. Tramite tutti. Allora, se siamo 48 milioni di vaccinati e 6 milioni di non vaccinati, sono il 10% più o meno. Quindi i numeri invece dei contagiati sono dagli 8 ai 15 milioni. Dagli 8 ai 15 milioni, quindi se i non vaccinati sono 6 milioni, dagli 8 ai 15 milioni il virus corre con i vaccinati. Corre con tutti. Con tutti gli altri o con tutti, soprattutto con i vaccinati. C'è un piccolo però. Ma quindi sei diventato Novax? No, cioè, al contrario, c'è un piccolo però. Io dico i numeri, no? ognuno dice. Che in rianimazione in terapia intensiva uno su due complessivi sono Novax, non le persone non vaccinate. Uno su due non complessivi, questo è come la storia dei due polli. E delle due persone che devono mangiare. Non i vaccinati e non vaccinati. Chi va a finire in terapia intensiva? Per problemi di salute. Ah, quindi a prescindere dal COVID. Vabbè, ma cioè, in terapia intensiva. Per problemi. Ma in terapia intensiva ci si va pure perché fai l'incidente di macchina ti devono intubare per operarti. Uno su due però ci va. Perché non va? Ci va perché il Novax ha fatto l'incidente. Però ci sta, perché l'hanno detto. Hanno detto che, infatti, chiamo uno di questi virologi che va in televisione a sproloquiare, ha detto proprio che molti degli intercettati positivi sono coloro che hanno bisogno di una prestazione medica sanitaria in ospedale. Fanno il vaccino e quindi vengono intercettati come positivi, ma perché devono fare devono andare in terapia intensiva perché si devono fare l'operazione al femore, ecco il vecchietto che si fa l'operazione e si rompe il femore. Guardi, il femore, non ho capito. No, per il vecchietto. Ah, ecco, grazie. Vabbè, e quindi sì, ci può stare. Quindi tutto questo, che cosa c'è? La campanella alla fine, che conclusione arriva? Dati questi numeri, quindi un ricovero su due riguarda i non vaccinati, uno su tre quelli in rianimazione. Lei dice, è chiaro, che quindi sono tutti dovuti al... cioè tu finisci in terapia intensiva, in rianimazione, in ospedale, perché non sei vaccinato. Forse bisognava fare ancora una sottocategoria di questi numeri, appunto quello che sono il femore non vaccinato, che diciamo una complicanza post-operatoria, va a finire in rianimazione, però... Quantomeno si sarebbe dovuto specificare chi è che ricorre all'ospedale. Se tu ricorri all'ospedale perché c'è una frattura che deve essere operato, magari devi andare a finire in terapia intensiva e poi sei positivo, o meglio ti trovano positivo prima di, è un discorso. Ma se invece tu vai in terapia intensiva, fatto sta che uno su due. Fatto sta che mi sembrano tanto quelle teorie economiche, da qua tu sei esperto. C'è la famosa barzelletta, che c'è il fisico, il chimico. La barzelletta, questa ci mancava. C'è il fisico, il chimico e l'economista che naufragano, stanno sulla zattera. E dentro questa fa zattera la barzelletta. Non fa ridere, ti fa capire su che cosa si fonda l'economia. Ecco. E quindi anche gli studi della Campanelli che tu hai appena riportato. Su questa zattera c'è una scatoletta di tonno, che però non ha l'apertura a strappo, quindi c'è quelle antiche che si dovevano scatole. E quindi, allora il chimico ti dice, allora se noi con l'acqua nel mare facciamo erodere, in giro una settimana la riusciamo a aprire e mangiare. Il fisico fa tutta un'altra teoria, no, perché qui il vento, la cosa, la sabbia, noi potremmo aprirla in 5 giorni. L'economista dice la sua e fa, supponiamo di avere una apriscatole. Ecco che cos'è l'economia, capito? Bene. E quindi i conti della Campanelli. La borsa com'è andata? Andiamo nella borsa. Dimmi la borsa, perché la borsa è intesa come dall'economista mi tranquillizza molto. Allora, indice MIB.
Sei pronto? Prontissimo. Siccome ieri era salita, oggi ha fatto meno 0,74, vedi? In controtendenza, quindi, in Mediaset. Il titolo Mediaset, se mi fa... Allora, spiegami. La borsa fa 0,74. Esatto. Tu, il lunedì, il Blue Monday, saresti stato triste perché la borsa ha meno 0,74. Invece ieri eri felice perché mi ha fatto più errore, più tot. Oggi che ha fatto meno 0,74... Tu dovresti essere triste, ma in quanto titolare dell'azione Mediaset, che ha fatto più 1,50, allora a che serve sapere che ha fatto la borsa in termini di MIB? Spiegami. No, no, non le azioni, io solo canone Rai pagano. Che azione è? Avrei l'azione a rimetterci. Ah, ecco, appunto. Che hanno detto i 90 euro è tornata in bolletta Enel, perché prima... No, sono sospesa. Però hanno detto che 90 euro sono pochi. E certo, me li immagino. Quelli della Rai. Non gli economisti, il ragioniere della Rai che si fa i conti ha detto che 90 euro all'anno, in effetti, per tutto quello spettacolo che ci offre la Rai, e tutto il calcio non c'è. Le Olimpiadi ci sono state. Ma quelle invernali adesso di Pechino non le trasmettono. Non le trasmettono, no, niente. Perché 90 euro sono poveri, vuoi capire? Non c'hanno manco la raccolta pubblicitaria, poverini, come fanno a sostenere tutte quelle spese? Bellissimi problemi. Allora, quindi tutti quelli che ieri hanno guadagnato hanno venduto. Hanno venduto il titolo Mediaset? No, in generale. In generale, facendo riferimento all'indice Pinto. In generale, okay. hanno venduto. Allora, torniamo alla elezione del presidente Repubblica. Dai, su, siamo seri. Allora. Si stanno tutti incartando e sanno che, quindi pure gira, tutti gira, l'unico quesito è Draghi sì, Draghi no. Draghi subito, Draghi dopo. Ce lo mandiamo, non ce lo mandiamo. Ma se ce lo mandiamo, chi ci mandiamo? Sì, ma tutte queste domande chi se le fa? Tu te le stai facendo dal punto di vista di Letta, dal punto di vista di Salvini, dal punto di vista di Berlusconi? A proposito di Letta, hai visto che ha confessato che aveva pensato a Sassoli? Ha detto che aveva avuto un sorriso quando che cavolo di ipocrisia su Sassoli, cioè, pure sulla pelle, pelle dei morto ancora caldo quel povero Sassoli. Vergogna, si devono riempire la bocca in tutti, una ipocrisia allucinante. Dire che quasi come presidente delle, capito, ce l'avrebbero prestato, rubato alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo, per farlo presidente della... Adesso, al posto di Sassoli, chi viene eletto al Parlamento Europeo? Donna è stata eletta una maltese. Di Malta, che con l'Europa loro forse ci hanno poco... A che fare? Ma era già la vicepresidente di Sassoli, no? C'ha pure un nome molto italianeggiante. Beh, vabbè, lì a Malta sono abbastanza... Dici il nome tu che... No, il nome non... Adesso lo cerchi, non lo perché so. A me mi fai trovare l'indice MIB, tu cerchi il nome del nuovo presidente del Parlamento Europeo. Ce l'avevo qua. David Sassoli. Beh, non potrà mai essere, non potrà però mai diventare presidente della Repubblica. Mai, perché non è italiano. Quali sono i requisiti per diventare presidente della Repubblica? Devi essere amico di... amico di Renzi. Fai il serio. Devi essere amico di Renzi. Giornalista. Non devi essere Berlusconi. Va bene. Infatti devi essere. Quali requisiti ci vogliono? Devi essere amico di Renzi, avere più di 50 anni e direi... Devi essere stato parlamentare prima? Ma che è un esame? È un esame, certo! L'esame di stato da giornalista. No. C'ho il 50%. Ma io non la so la risposta. Mi fido di quello che dici tu. Stai ancora a cercare il nuovo presidente del Parlamento Europeo? Certo. Allora, vediamo chi è. Siamo arrivati un po' tardi. È una donna, dai. Roberta... Mezzola. Roberta Mezzola. Cioè, raccoglierò l'eredità di... David Sassoli. A posto, quindi farà 0 di 0. No, per carità. Sassoli, anzi, caro David, tu che illuminaci con... Dove ti trovi esatto, ora? Esatto, ci trovi con la tua esperienza che hai maturato. No, ha maturato. Ma... Io me lo ricordo al TG1 Sassoli, poi non ho... Bravissimo. Ho perso tutte le... Uno dei miei preferiti. Sì, no, io preferivo Fragliese quando scalciava...
i disturbatori. Il disturbatore Paolini, che mito. Allora, dunque, stavamo dicendo, quindi i nomi non è cambiato, mi pare, un granché. Allora, Letta chi porta? Sassoli l'avrebbe portato. Avrebbe portato Sassoli in prima battuta, in seconda battuta. E questo ti fa capire che Letta ci prende sempre. Come ha fatto il suo primo nome, lo ha bruciato. Poi Mattarella in seconda battuta. Era in prima. Però poi morto Sassoli a proposito di Sassoli. Che Sassoli era la sua prima scelta. Quindi Mattarella, secondo, ma terzo. Non abbiamo nessun contributo pro nessun Sassoli, contributo, niente nessun niente. Nessun contributo. Sassoli fa morire, fa scendere. Va bene. E poi Salvini ha detto tirerò fuori il nome. Sarà un nome di centrodestra? Un nome... Beh, certo. Marcello Pera? Può essere, ma non credo che Salvini... Non credo. Allora, Casini? Beh, non credo. Perché Salvini deve sponsorizzare i nomi degli altri, scusa, ma mica è così cretino. C'è un leghista, e chi porta? Maroni. Maroni, Speroni, è uno di questi, uno del... No, ce ne stava un altro che era... Che era Borghezio. Borghezio, mitico! Borghezio, ma era parlamentare, anzi l'ho pure incontrato a Bruxelles. Borghezio. Il buon Borghezio. Ti ha detto terrore. No, non mai proprio niente. Non mi sei proprio calcolato. Vabbè. Come dici tu. Allora, veniamo invece alle notizie del alle notizie più importanti del giorno. Veniamo. Che cosa vuoi sapere? Dimmi tu. Allora, Gran Bretagna, vedono la luce alla fine del tunnel, perché i casi stanno calando velocemente. Quindi tutto merito di Boris Johnson. Boris Johnson? Era andato alla festa durante il lockdown. Ha dovuto chiedere scusa. Però sta proprio ancora sul filo, perché lì lo faranno secco. Dici? Sicuro. Conservatori, queste cose sono terribili. Mo se lo so tenuto, però non fa brutte figure. Però io penso che il tempo di Boris Johnson in Inghilterra, nel Regno Unito, è finito. Io penso che se la possono, non lo so. No. Finito. È finito? Sì, perché questi paesi quotidiani... C'è qualche sito dove si può giocare questa cosa? Tutti, sicuramente. E beh, allora giochiamo. E vabbè, bisogna vedere qual è la deadline che ci danno, perché se ti dicono... Io penso che se ti danno una deadline breve non conviene giocarla, tipo 31 marzo. Ma se la deadline è più lunga, però poi ti si abbassa la quota, a quel punto... Investiamo, no? Invece della borsa, raccogliamo la sfida. Facciamo secco Boris. Boggio. No, volevo trovare il nome del funzionario che... Sì, però questa cosa che fai le ricerche, ti fai tagliare dalla cosa. No, vabbè, stai mai inquadrato. Cioè, vabbè, non fai. Non mi piace. Sì, io va bene. Ti lascio la scena. Sì, ti lascio la scena, però dai la sensazione di essere... a corto ma di notizie se ma lo sai oggi deve stare presente sulla notizia H24. Vabbè, allora dammi l'ultima ora non c'è. No, che vuoi sapere, il gossip, dimmi il gossip. La Hunziker e Trussardi si sono separati. Chi? La Hunziker e Tommaso Trussardi. Trussardi chi è? Lo stilista? È uno della casata. Io non sapevo nemmeno che stessero insieme. Vai oltre, dici che si sono separati. Allora, il Green Pass servirà anche dal tabacco. Oh, questa è una notizia, perché ieri imprecisamente hai detto che per andare a giocare al Super Enalotto dal tabaccaio lo avremmo potuto fare senza Green Pass. E invece, visto lo sdegno che si è creato... Quale sdegno? Quello di diario di bordo, che è stato riportato dalle più alte sfere, abbiamo ottenuto che dal tabaccaio, come per andarsi a comprare un paio di scarpe, per andarsi a comprare i vestiti per il neonato, sia necessario esibire il green pass, ma non rafforzato. Quindi ti fa un bel tampone, dici che sei in buona salute e ti vai a comprare le sigarette per poterti farti venire il tumore al polmone. Il giornalista era ieri, non puoi essere così devastante. La borsa non va bene, quello va bene. Cioè, devi essere... Però l'azione media si è fatto più nel 52. Allora,
tu vai al tabaccaio e fai per tamponare andare al tabaccaio e vai a giocare al Super Enalotto e quindi contribuisci alle finanze dello Stato perché la migliore tassa, come ci spiegava Cavour, è quella sul gioco, perché le persone la pagano volentieri, credono di diventare ricche, però contribuiscono col 70% della loro giocata alle casse dello Stato. Se perdi, certo. Ma lo Stato vince sempre, caro lei, perché il 30% delle giocate vanno a Montepremi e il 70% se ne frega lo Stato. Quindi se tu rigiochi, non so, 10 euro... Ecco. 3 vanno al Montepremi e 7 se li frega lo Stato su tutte le giocate. Poi, di quel Montepremi che potrà diventare pure 10 milioni di euro, ma è sempre il 30%, tu potrai anche vincere. E non ti dico le probabilità che hai di vincere. Buone probabilità. Senz'altro. C'è un amico nostro, adesso dobbiamo chiamare il padre di Pasqualino per farci... E farci spiegare come ha fatto a vincere. Esatto, che ha vinto però ha vinto. Non è stato... riconosciuta la vincita legittima. Perché il giornale c'era, carta canta è più importante del il giornale è più importante della gazzetta ufficiale. Se te lo dice il giornale, abbiamo un problema di tecnico, luci un problema di luci. Chiama il tecnico delle luci, se interviene tecnico. Eccolo qua, mi è arrivato, ha messo tutto a posto. Dicevo che se te lo scrive il giornale che hai vinto, la combinazione è quella, vale più della pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi devi vincere, quando giochi devi vincere, non ci sono dubbi su questo. Se vinci, se dai 10 euro per la giocata, 7 se li frega lo Stato e 3 vanno a Montepremi. Ricordatevi sempre questo: non giocate, pagate delle tasse gratuite allo Stato. Siete dei fessi, voi che tentate di evadere le tasse in qualsiasi modo, poi andate a giocare al Super Enalotto e le pagate le tasse, le regalate allo Stato. Beh, allora, o se uno evade le tasse, facciamole pagare le evadi in un modo al Super Enalotto. Che dici tu? Va bene, benissimo. Detto questo, Io aspetto fremente. Allora andiamo sui santi del giorno. Ah, ecco, io andavo sul oroscopo. Santa Margherita d'Ungheria. Il santo del giorno si dice all'inizio della trasmissione, no? Perché non lo possiamo dire adesso, non si può dire. Allora mi metto più di qua, Santa Margherita Ligure. Santa Margherita d'Ungheria. Dove sta? Che ce ne frega a noi se d'Ungheria? Ma è santa. Ecco. Ho capito, ma abbiamo un santo italiano. Santa Prisca e soprattutto la Beata Cristina dall'Aquila. Bene. Ecco. Allora, ieri ci hai raccontato l'aneddoto su Sant'Antonio Abate, gli animali, il maiale, sì. Il fuoco di Sant'Antonio. Sei stato pregno di informazioni. Esatto. Adesso scegli uno dei santi di oggi e spiegami, dammi l'aneddoto. Ecco, io andrei su Santa Cristina dell'Aquila, visto il corregionale. Ti posso fare leggere la geografia completa, che dici? No, io voglio sapere perché Santa Cristina d'Aquila è diventata santa, dai. Veniva tra l'altro dalla famiglia dei Ciccarelli. Me coglioni, quelli della cosa, della pasta di Cupra, no. Della cera di Cupra, quello è il cavalier Ciccarelli. E quindi venne battezzato a nome di Mattia. Mani. Cristina. Poi assunse il nome di Cristina. Quando ha preso, esatto. È vissuta attorno al 1500, capito? Ed era. Ma perché? Era famosa per i digiuni, l'astinenza, la preghiera, la carità, hai capito? Vabbè, e solite cose. Esatto. E quindi diventava santa. Beh, 1500. Beata. Non è ancora. 500 anni fa. Ah, non è manco santa. E allora che lei non è andata a fare come santa? Ho detto che si festeggia oggi. Si festeggia oggi. Ma la Beata Cristina d'Aquila, quindi. Beata Cristina. Beata. Non sei preciso. Sei come al solito, il giornalista. Andiamo avanti, chiudiamo con l'oroscopo. Chiudiamo con l'oroscopo. No, c'è anche... Chi c'è? Nati oggi. Dai. Montesquieu. 333 anni fa. Montesquieu. Oliver Hardy.
Non lo conosco. Gli Stanley Olio. Ah, ecco. Diciamo Olio. Olio. 130 anni fa. Bene. Cary Grant. Bene. Tutti Olio. Iva Zanicchi. Che altro vuoi? Tronchetti Provera. Maneghino. Gilles Villeneuve. Esatto. Kevin Costner. È un giorno pregno per l'arte. Va bene? Va bene. Alessio Bocciatto. Non lo conosco. Non conosci nessuno. Fabio Rovazzi. Rovazzi, che è il famoso Rovazzi, e quindi essendo nato adesso, di che segno è? Non lo so. Ma come non lo so? L'esperto di orosco non sa che il 18 gennaio è? Pesci. Ma che pesci? Pesci sono a febbraio, tra febbraio e marzo. Ma allora tu sei esperto di... Sei esperto? Non so esperto, non so niente. Io mi sono giornalista, io sono economista. Perché no? Supponiamo! Tu ti leggi l'oroscopo, ti leggi l'oroscopo. Va bene. Allora, torniamo a... veloce con l'oroscopo, dobbiamo chiudere, dai, dobbiamo chiudere. Ma perché? Siamo appena all'inizio, stavo trovando, avevo preparato tutto. Non mi piace che stai sempre con sto talento, sto coso, Stavo trovando, allora, eccolo qua, eccolo qua, benissimo, Ariete. Ariete. Luna strana in questa settimana. Fa pure la rima, ma questo è un oroscopo rimato, a rima baciata. Quindi sentiamo il secondo segno. Gemelli, sistemate le cose di casa. Cose di casa, c'è l'assonanza. Andiamo avanti. Cancro. Come cancro? Dopo Gemelli cancro. Ma il toro l'hai saltato. Il toro, c'è il toro. Allora, il toro... il toro sarebbe prima dei Gemelli. Vabbè, vediamo... Allora, sviluppi interessanti. Perciò l'avevi saltato. Eh no, lo mettevo alla fine. Tocco di suspense. Allora, dove stavamo? Dopo i Gemelli, il cancro. Oh, allora, Marte vi mette alla prova. La settimana prossima però sarà straordinaria. Allora, Leone, attenti all'attività fisica. Attenti al lupo. Vergine, la situazione è complicata sul lavoro. Sul lavoro. Bilancia. Amore. Bilancia. Soldi. Cautela in salute. Ma io leggo bilancia, qualcuno aspetta il vostro amore. Bilancia, qualcuno aspetta il vostro amore, il vostro... No, ma tu stai quello dopo, io stavo finendo la Vergine. Scorpione. 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 Siete in mezzo al guado, alla folla. Allora, e quindi che cazzo significa? Ma non soffrite di solitudine, quindi anche se ti senti... C'è un assembramento. Mettete la mascherina. Mettete la mascherina. Capricorno. Eccellenti traguardi. Raggiunti, raggiungibili, svaniti. Traguardo sta là, tu lo devi... Eccellenti traguardi. Eccellenti traguardi. Che potrebbero essere raggiunti. Allora, Acquario, i semi gettati daranno soldi, salute e sesso. E le famose tre S. Allora, Pesci, la Luna è cattiva, però non batte mai Saturno. E che significa? No, questo va a spiegare. Saturno che c'è? Chi è? Saturno è più forte della Luna, capito? E la che Luna fa Saturno? Batte la Luna. Quindi se tu c'hai una piccola cosa positiva, tipo uno più 0,5... Ma la Luna è una cosa positiva? Che batte Saturno, che è una cosa negativa? Saturno per i Pesci. C'era un film di Terza North, che si chiama Saturno. Lo vedi che era contro? Allora, che significa avere... torna. Vedi che significa avere Saturno contro? Così lo spieghiamo. Ma per i Pesci, non per tutti. Cerca Saturno contro. Ma non si può fare sta cosa, non è l'oroscopo, era già preparato. Che significa? Saturno contro. Avere... Saturno contro. Saturno... È un film, l'abbiamo già detto. L'accezione negativa di Saturno contro deriva dal fatto che Saturno viene considerato un pianeta malefico. Perché porta rotture. Di che? Immaginate. Distacchi. Richiede impegno, sacrificio, assunzione di nuove responsabilità. Insomma, avere Saturno contro può anche portare a inattese opportunità. Allora, è positivo. Perché da tutte le crisi c'è sempre un'opportunità. Quindi, e con questo... Il bicchiere è sempre mezzo pieno. Pure se hai Saturno contro, allora, il bicchiere. Scusami, per finire con l'aspetto economico, meglio il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto? Il bicchiere sta a metà, poi sta all'economista vederlo mezzo pieno, perché dice
ci sono prospettive di crescita. Allora metti a fare l'astrologo, metti a fare... l'astrologo, io vedo, studio i dati, suppongo, e dal bicchiere mezzo pieno, con la mia supposizione ti dico... Il bicchiere è mezzo vuoto perché la vedo negativa. Perché se invece la mia sta calando, può pure essere. Però vorrebbe essere, cioè, vorrebbe essere un rimbalzino. E io interpretare male il rimbalzino dell'acqua che fa tuc, e io lo vedo più grande. Quindi a quel punto, nella mia supposizione, il bicchiere mezzo a metà lo vedo mezzo pieno. Te l'ho spiegata bene? Quindi stasera che devo, quindi con questa... Bevi di mezzo bicchiere di vino, ti vai a dormire, bagnaci un taralluccio dentro. Ma devo, compro o vendo? La borsa scende, quindi compra. Ok, domani le quote per... Per che cosa? Boggio. Boggio, benissimo, va bene. Ciao a tutti, buona serata.